attenzione alle botte, attenzione alle botte. Come fate a prenderlo dalla borsa? Abbiamo la borsa, questa è chiusa, okay. Ma noi la apriamo piano piano, mettiamo la mano. Ma veramente? Mettiamo, chiamiamo il portafoglio e ce la mettiamo, facciamo i soldi. Visto come funziona, la gente va di fretta, corre, magari per andare a lavorare e loro ti puntano. Per fortuna che all'ingresso c'è scritto attenzione ai borseggi. I passeggeri leggono e i ladri incassano. Sei riuscito a prendere? 85 euro? Ti giuro. E dove le trovate? Una valigia. Attenzione alle borse! Attenzione alle borse! Uno va sola, qualcuno va 2, 3, 4, qualcuno va in 5, 10. Guardate, bande di zingari, rom, rumeni, donne, bambini, manoleste di ogni genere e nazionalità. Rubano indisturbati o, come dicono loro, lavorano nelle stazioni dei treni e del metrò. Romene? No. Rom? No. Zingare? Bosniaci? Bosniaci. Come fate di solito? Facciamo, entriamo dentro la metro, sì, agappiamo il portafoglio, ma non ci scappiamo col portafoglio. Non scappate col portafoglio? No, solo prendiamo le soldi e le buttiamo un'altra volta al portafoglio. Ma non c'è soldi, c'è 50, 100, 150, magari c'è 300. Ogni stazione è una fabbrica di soldi e loro, nomadi e clandestini, sono una catena di montaggio, anzi di borseggio. A Bologna lavorano in coppia, ad ogni coppia viene assegnato un binario. Quanto tempo che fate così? Un anno? Tutti i giorni oppure? No, tutti i giorni, alla settimana 3-4 volte. Da dove vieni? Pakistan. Pakistan, quanto tempo che stai in Italia? 8 anni. Ma tu le hai rubati questi soldi? Sì. A chi? Portafoglio. E adesso non ci dicano che passeggero avvisato col cartello è mezzo salvato, perché qui non si salva più nessuno, comandano loro. Quante ne siete più o meno? Siamo molti personali. E tutti quanti fate questo lavoro? Sì, sì. 30, 40, sempre i zingari. Zingari, quanti hanno 200? 200? Ma poi non siamo solo noi qua, ogni binario sono 4, 5, 10. 200 zingari, capite? 200 occhi che ogni giorno puntano i passeggeri della stazione e rubano e borseggiano. A che serve l'avviso attenzione? Quella è una resa. I nostri limiti è che noi non possiamo fare nulla. Questa è una piaga. Noi siamo dalla mattina alla sera con questi qua, ma noi non possiamo non andare e loro non vanno via. M'hanno preso? Sì. Tutti in Romania? Sì. Gli prendiamo il documento, facciamo l'attività e la contestazione di qualche cosa che non sarà mai e poi mai pagata. 1000 denunce avete ricevuto e non avete pagato nemmeno una. Non ho pagato niente. Dopo vi pagamo. Quindi? Non ce l'avevamo soldi. E poi li dobbiamo fermare. Se anche i poliziotti si devono fermare, allora è proprio una resa. Quel cartello è come una bandiera che segna il territorio. Dei rom e clandestini hanno vinto loro. Sono le bombe!